conflitto femoro-acetabolare è una condizione che si sviluppa con l'accrescimento. Diciamo che i sintomi vengono fuori con maggiori sollecitazioni dell'anca, quindi per esempio alcuni tipi di sport, alcuni movimenti, alcune abitudini di vita. Si localizza prevalentemente in zona inguinale che si estende poi verso il gluteo. L'artroscopia dell'anca è una tecnica mini-invasiva, relativamente recente, soprattutto in Italia. Si accede con una telecamera all'interno dell'articolazione che ce la fa vedere quindi da dentro, ci fa vedere dove è localizzata la sede del conflitto femoro-acetabolare, quindi ci fa vedere il labbro acetabolare e ci fa vedere lo stato della cartilagine. A quel punto si va a correggere l'osso, quindi a ridargli la forma che dovrebbe avere. In più si va eventualmente a suturare il labbro acetabolare, quindi a riparare la lesione del labbro acetabolare ed eventualmente a fare dei trattamenti sulla cartilagine. No, non è sempre necessario, anzi di solito quando si manifestano i primi dolori, anzitutto chiaramente si fa un inquadramento della patologia e se ne studiano meglio le caratteristiche con tutti gli esami del caso, le radiografie, la risonanza. A quel punto, in base alle caratteristiche, in base all'intensità dei sintomi, si può iniziare con un trattamento non chirurgico, che possono essere la fisioterapia, sicuramente, il riposo intanto dall'attività sportiva ed eventualmente le infiltrazioni dell'anca che si fanno sotto guida ecografica con corticosteroidi o acido ialuronico. Dopo l'intervento il paziente potrà camminare ma con l'ausilio di due stampelle per circa un mese e si comincia un percorso riabilitativo che è abbastanza semplice, nel senso che consiste nel recupero della mobilità completa dell'anca. Dopo circa 3 mesi dall'intervento si ricomincia a attività di corsa blanda, graduale chiaramente, mentre invece a circa 6 mesi si ritorna a fare sport anche ad alta intensità. Di solito è un intervento poco doloroso e il recupero è abbastanza rapido.